Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla 14ª giornata del campionato. Sono già in campo e si stanno salutando l'Atletico Anzio Lavinio e la Fortitudo Terracina. È tutto pronto, si attende soltanto il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Partiti. Musilli, riapertura sulla destra, poi il rientro e la rete. Passa in vantaggio l'Atletico Anzio Lavinio, la rete di Simone Moncada. Fermato però, è l'ora del brusco. Pallone per Moncada, tutto solo, pallone che finisce sulla traversa. Vince il contrasto del brusco, il sinistro, grande parata. Tentativo ancora dei padroni di casa con del brusco, pallone che finisce sul palo. Poi sulla ribattuta, ancora del brusco. Ancora una nuova proiezione offensiva sul dischetto Clavari. Il destro e palla in rete. La combinazione fallita con il compagno. Poi va via Clavari. Tunnel all'avversario. Poi appoggia comodamente. 3-0 di De Marco. E ora Daniele Moncada. Suggerimento per De Marco. Ancora Daniele Moncada. Arriva il poker. Va il fallo da parte di Campoli e arriva il rosso. Tanto qualche protesta per la decisione dell'espulsione, mentre arriva un altro rosso. Giro palla dell'Atletico. Origlia, il destro, pallone alto. Pallone difeso con i denti da parte della Fortitudo e arriva il palo di Baroni per Spezzafero. Poi Francescato prova al destro, l'intervento sotto porta. Francescato ancora s'accoccia, pallone per Vestoso, ottima, grande occasione per Terracina. Poi l'intervento di Fontemaggi, pallone per s'accoccia ancora. Francescato, il destro, pallone sotto porta per Vestoso che interviene. Poi ancora un break, Daniele Moncada per Simone, palla in rete, 5-0. L'Atletico Anzio Lavinio avanti 5-0. Daniele Moncada dopo un 1-2 con Clavari mette dentro 6-0. Allora Francescato prova ad andare via, fermato numero di Clavari, entra dentro poi De Marco, arriva il 7-0. Però il pressing dell'Atletico è implacabile, arriva il break con il palo colpito da Corsi che vede l'Atletico Anzio Lavinio avanti sulla Fortitudo Terracina che prova la via della rete e trova il gol della bandiera Baroni. Prova a reagire subito l'Atletico Anzio Lavinio, ma ancora contropiede Terracina con Baroni ancora pericoloso. Corsi rientra sul sinistro, la parata. Ma arriva il triplice fischio finale, 7-1 in favore dell'Atletico Anzio Lavinio sulla Fortitudo Terracina. Un saluto da Fabrizio Agostini e a risentirci al prossimo appuntamento.